State per assistere all'inizio di un incubo. Un incubo che non è limitato al mondo dei sogni, ma è realtà. Il professor Walter Jameson, molto stimato dai colleghi e dagli studenti, parla del passato come se fosse presente, delle vicende dei morti come se fossero vivi. E così incendiarono Atlanta. Ma state certi che non lo fecero a cuor leggero. Vi furono costretti da un uomo che odiavano molto di più dei ribelli. Un uomo ottuso e incredibilmente spietato, di nome William Tecumseh Sherman. Per potervi dare una visione più chiara di questo grande eroe, voglio leggervi un breve passo che ho scelto dal diario del maggiore Skelton. La data è martedì, 11 settembre 864. La città era nostra. Non c'era alcun bisogno di distruggerla, dato che l'insurrezione era stata completamente domata. Ma Sherman era inebriato dalla vittoria. Fu Sherman in persona ad appiccare l'incendio. Un incendio che distrusse una città di così grande bellezza. Secondo quest'uomo, il professor Samuel Kittredge, più che da un libro di storia, Walter Jameson ha acquisito una tale conoscenza del passato grazie a un libro di magia nera. E la sua opinione è tutt'altro che infondata. I miei complimenti, Walter. Tu sei molto coinvolgente. Grazie, Sam. Ora so perché le tue lezioni hanno tanto successo. E sei venuto per questo? Beh, sì e no. Dimmi una cosa, chi è questo maggiore Skelton? Un avvocato arruolato nell'esercito. In quale reggimento? 123esimo Illinois. Devo riconoscere che quel suo diario è un documento eccezionale. Posso vederlo? Senti, me lo potresti prestare? Non presto libri a professori smemorati. Ricordi l'ultima volta? Sì, hai ragione. Qualcosa non va? No, anzi, vuoi venire a cena da noi? Di chi è l'invito? Tuo o di Susanna? Mio questa volta. Facciamo stasera alle 7? D'accordo. Bene. Possibile, tesoro, che arrivi sempre in orario. Ci mancherebbe. Ehi, ricordati che sei una dottoressa. No, non ancora. Devo fare un esame, non ti ricordi? È solo un pro forma e poi farai la casalinga. Puoi scordartelo. Ti ho dato la mano di mia figlia, non il suo cervello. Prenderà quella laurea a costo di sculacciarla. A costo di sculacciarla, sì, lo so. Non dirmi che cucini tu anche stasera. Sì, qualcosa in contrario? Sarebbe ora che io provassi i manicaretti di Susanna. Non preoccuparti, li proverai. Ma certo. Vogliamo metterci a tavola.